Sì. Io me ne parlo, mangiare. Giarro. Ok, andiamo. A voi. Amici sportivi appassionati di calcio amatoriale, in particolar modo del Centro Sportivo Italiano, la buonasera vi giunge qui dal campo di Giulianova del Greenpoint, da Marco De Antonis con le riprese del nostro Polo d'Amico, per assistere a un incontro veramente importante, un incontro, uno scontro al vertice, quello tra Giulianova e Scerne, tra Nuova Saf Giulianova e il Gabbiano Scerne, valevole quale nona giornata del girone d'andata del campionato di calcio a 7 amatori, targato ovviamente Centro Sportivo Italiano di Teramo. Le due squadre sono già entrate sul terreno di gioco, davvero splendido, tra l'altro il Greenpoint rifatto da una settimana appena, quindi sicuramente poi vedremo una partita dall'alto spessore non solo agonistico ma anche tecnico, perché pensate che in classifica le due squadre stanno monopolizzando questo campionato, 46 punti in 2, 15 vittorie sulle 16 partite complessivamente giocate, praticamente il Gotha del calcio a 7 amatoriale che scende in campo stasera qui al Greenpoint di Giulianova. Gli ordini del direttore di gara, che è il signor Fabrizio Di Domenico, ringraziamo anche quello che è il referente del calcio a 7 del CSI Teramo, cioè Giuseppe Romani, e comunichiamo quelle che sono le formazioni. Vedete già le due squadre che sono praticamente in campo, lo Scerne in tenuta giallo-blu, Giulianova ovviamente in tenuta rigorosamente giallo-rossa, lo Scerne con Berardinelli che indossa praticamente la maglia senza numero, col numero 4 poi c'è Di Febbo, il 6 Danilo Romanelli, il 7 Luigi Ciferni, il 9 Paolo Rachini, e memorizzate bene i nomi che ci sono perché sicuramente i più attenti ricorderanno che più di un giocatore che nominerò ha calcato campionati professionistici, mentre proprio adesso c'è il fischio d'inizio, col numero 10 Di Santo, il 12 Colazzo, il 13 Tiziano Romanelli, il 16 Petracca, il 18 Saccomandi, il 20 Primitera, il 21 Gabriel Mongia, che è anche il capitano della formazione giallo-blu dello Scerne. Il responsabile tecnico invece è il signor Ottavio Marcone. Giulianova risponde col numero 5 Staffilano, che è anche il capitano, il 6 Tarantella, il 7 D'Ascenzo, l'8 La Molinara, il 9 è Pasquale, detto Lillo Catalano, un passato molto importante tra C1 e C2, il numero 10 Ridolfi, il 12 Massi, il 14 Attiri, il 15 Marozzi, il 16 Cerasuolo, senza numero anche in questo caso è un giocatore ed è, si tratta di Imperatore. Il responsabile tecnico è Marco Attiri, diciamo dell'arbitro che è Fabrizio Di Domenico. Partita cominciata praticamente da 40 secondi, il risultato è di 0-0, subito lo Scerne che ci prova in questo momento in avanti sul settore destro del campo, diciamo davvero una partita importantissima ai fini della classifica, anche se siamo ancora nella regular season. Entriamo in cronaca diretta, attenzione perché c'è subito il gran colpo di tacco da parte di Petracca che va vicinissimo al vantaggio per lo Scerne, con le riprese ricordiamo essere del nostro Paolo D'Amico. Ora è Lillo Catalano che prova a dare geometrie alla propria squadra in tenuta giallo-rossa per la Molinara, che allarga sul settore sinistro del campo. Ancora Catalano, sempre di prima con il mancino, e poi poteva forse lasciarla in questo caso, non è così, quindi si riparte comunque con lo Scerne, si propone sul settore sinistro del campo Di Santo, si gioca invece in spazi stretti con Ciferni, si allarga ora bene per far respirare la manovra sulla sinistra con Danilo Romanelli, anche lui in passato ricordiamolo sia Danilo che Tiziano Romanelli con il Pineto ai tempi anche della Serie D, questo per testimoniare quello che è il livello qualitativo del confronto di questa sera. Di Santo, ancora lo Scerne che continua ad avere il pallino del gioco con Danilo Romanelli che prova il destro, la risposta comunque pronta da parte del portiere di casa, che ricordiamo essere Massi, e indossa la maglia numero 12, subito pressing molto alto dello Scerne, ma trova un po' di raggio d'azione libero Lillo Catalano, che osserva il piazzamento dei propri compagni di squadra, c'è sulla destra capitano Staffilano prontamente servito. Staffilano la finta sul primo passo su Di Santo, ancora Catalano, quasi un tocco morbido in mezzo, si riprende però con lo Scerne che allarga sulla zona sinistra del campo per la precisione. Ricordiamo che lo Scerne, che è praticamente la capolista, il Gabbiano Scerne, quota 24 punti più 2 sul Giulianova, che di punti ne ha 22. Ora è Paolo Rachini, pallone allargato sulla sinistra per lo stesso Danilo Romanelli, ancora con il destro, dimostra di avere come sempre un gran piede Danilo Romanelli, lo abbiamo già ricordato, un passato importante nei campionati anche di Serie D, ma ce ne sono tanti di giocatori questa sera che hanno calcato ben altri palcoscenici e che si ritrovano un po' per spirito gogliardico, un po' per spirito di amicizia, ma anche per spirito agonistico nel campionato dell'ente arancio-blu. Poi entreremo meglio anche della disamina del turno di campionato, della classifica, dei marcatori e della storia delle due società. Staffilano la botta, la staffilata sarebbe il caso di dire, con il mancino, quindi prima risposta del Giulianova dopo un inizio sicuramente proscerne. Quando siamo arrivati al terzo minuto e mezzo del primo tempo, intanto questo pallone di Danilo Romanelli che ha sventagliato da sinistra verso destra, non trova nessun compagno pronto
a ribadire l'azione sull'out di destro. Allora la palla è ora per il Giulianova con Marozzi, gioco fermo però in questo caso, ordinato dal direttore di gara Fabrizio Di Domenico. Si riparte ancora con Danilo Romanelli, molto largo sulla sinistra, e Di Santo, Di Santo contro Staffilano, si rinnova il duello, ancora Di Santo, 1-2 cercato ma non adempiuto poi completamente nel suo obbligo, prima Catalano, ora Staffilano. Si ricomincia dunque il Giulianova sul settore destro del campo con la Molinara, ancora la Molinara che converge, prova il sinistro, un po' ci ha battato, non ci sono problemi per il portiere dello Scerne, portiere ospite Romanelli, ancora Di Santo, sempre sul versante mancino, sempre l'asse mancino della squadra giallo-blu. Ora la Staffilata in questo caso, che viene parata anche in questa volta in due tempi da Massi, si continua a far vedere un po' di più lo Scerne, la capolista del campionato. Ricordiamo lo Scerne, il Giulianova appena due punti dietro, sempre con Petracca nella zona destra del campo, che dimostra di avere un buon tiro dalla distanza. Si riparte con Lillo Catalano, si era proposto Staffilano, si riparte invece ancora con lo Scerne, ha provato a servire in questo caso bene sullo scatto Ciferni, si riparte però con Catalano, qualche metro dinanzi a sé, solo, senza problemi Romanelli, all'indirizzo di Di Santo, palla al piede, sale il numero 10 dello Scerne, che poi finta quasi un passaggio verso l'esterno, prova la conclusione, anche in questo caso non è granché, non ha problemi Massi a controllare che la sfera termini a fondo campo. Ci avviciniamo al quinto minuto del primo tempo, sempre 0-0 qui al Green Point di Giulianova. Giusto spendere anche, tanto in questo caso regolare a giudizio del direttore di gara l'intervento, e poi c'è ancora vicinissimo con Ciferni lo Scerne al vantaggio, viene richiamato un pochino anche dalla panchina Luigi Ciferni, che è stato comunque protagonista anche della vittoria del Gabbiano Scerne nell'ultimo incontro con l'Alba Tortoreto, finita 5-4 per lui, doppietta in rete anche Romanelli, Petracca e Rachini. È un po' un confronto d'altri tempi tra Paolo Rachini e Lillo Catalano nel cuore della manovra. Paolo Rachini originario di Atri, Lillo Catalano originario di Bari, ma passato davvero importante a livelli di C1 e C2, per Rachini anche in B. Ora Di Santo sceso di lui, Staffilano allarga tutta sulla destra invece per Petracca, la gran botta di Petracca, la superba risposta di Massi. Ora Staffilano con calma olimpica, Catalano, siamo sempre nella tre quarti difensiva giallorossa, avanza palla al piede Lillo Catalano, passaggio liftato in avanti, ancora Catalano la seconda volta, si allarga sulla destra bene Staffilano, che potrebbe andare alla conclusione con il destro, perde forse il momento giusto nella coordinazione Staffilano, capitano della nuova Saf Giulianova, per andare alla conclusione. Dunque si rimane sul risultato di 0-0 con Romanelli che allarga ora nel settore destro del campo per Petracca prima, poi Paolo Rachini, e questo praticamente lo starting iniziale dello Scerne. Ora con Di Santo, quindi Paolo Rachini allarga sulla destra per Petracca che va alla conclusione, ancora Massi che risponde presente, ancora lo Scerne però due volte, Massi è già arrivato almeno al quarto intervento che noi ricordiamo. Giulianova un po' in difficoltà in questo inizio di partita, Scerne che sta legittimando anche quello che è la leadership nella classifica, settimo minuto di gioco qui al Green Point di Giulianova, un campo che non finiremo mai di sottolinearlo, di rimarcarlo, davvero in splendido stato, campo che è stato, ci è stato detto, rifatto praticamente una settimana fa, non di più, davvero ci si immagina di stare in ben altri palcoscenici, e probabilmente lo penseranno anche i giocatori sul terreno di gioco. Catalano, ora la Molinara allarga subito sulla sinistra, sembra scottare di più la palla tra i piedi della squadra giallorossa, sembra avere più organizzazione invece la squadra ospite dello Scerne, almeno in questa fase iniziale, ma la partita è molto lunga e soprattutto il risultato è ancora di 0-0. Ricordiamo partita valevole quale non aggiornata del campionato di calcio a 7 amatori CC di Teramo. Staffilano ha provato a rimetterlo in mezzo di destra, col destro anzi, non era francamente facile. Ricordiamo anche quello che è il programma di campionato con Mobilhaus, Real Brunereto, Imogianesi, Piano della Lenta, nuova Saf Giulianova, appunto il Gabbiano. E poi intanto ora Di Santo non arriva alla conclusione, poi ancora Alba Tortoreto, Tabaccheria Cucalà e Santos Ingegneri Teramo, quindi 10 squadre quest'anno presenti, ma di fronte ci sono anche due squadre che hanno scritto un po' la storia del CSI negli ultimi anni,
a breve vi diremo perché. Giuliano ha gran botta ora, attenzione alla Molinara che potrebbe andare alla conclusione, non riesce però ad effettuare il tap-in vicente, dove veramente un gran mancino che aveva portato vicinissimo al vantaggio la formazione giallorossa, quasi a smentirci, a smentire quella che era stata la nostra analisi finora. Petracca, l'1-2 con Paolo Racchini, palla recuperata ancora da Catalano, quindi Marozzi che funge un po' da vertice avanzato nella formazione giallorossa, ancora Staffilano, poco avanti c'è la Molinara, preferiscono ricominciare da capo con Luigi Ciferni che va in pressing alto insieme allo stesso Petracca, settore destro del campo, ancora Petracca, attenzione perché c'è un'indecisione, il Ciferni, Massi che deve rientrare in porta, Ciferni prova a metterla in mezzo, forse un po' troppo all'indietro per Di Santo che non ha più lo spazio per la conclusione, ha lo spazio invece per il traversone all'indirizzo dello stesso Ciferni che non trova lo specchio della porta. Si rimane sullo 0-0, ma la partita è più che godibile, un po' come da previsioni iniziali. Catalano, palla al piede, lui praticamente come vecchi tempi il metodista del Giulianova, gran palla ora in avanti per Marozzi, Marozzi due volte e poi grande risposta del portiere giallo-blu ospite, gran lob di Lillo Catalano, Marozzi che con la prima finta si era portata la palla poi sul mancino eludendo l'intervento del difensore ospite, ma poi ha trovato la superba risposta del portiere ospite. Calcio d'angolo dunque per la formazione giallorossa con la Molinara alla battuta sul secondo palo, stava per caricare la botta prima Rossi e poi se non andiamo errati anche Gerasuolo, non è riuscito però ad andare alla conclusione. Si ricomincia quindi con Danilo Romanelli che fa viaggiare la palla sulla sinistra per Di Santo, funziona bene comunque l'asse mancino, ora Di Santo ha provato il taglio di Ciferni a sfruttarlo, non ci è riuscito. Catalano ora è marcato, stretto, lui d'altronde che inizia sempre l'azione dei giallorossi, fallo laterale a favore, come ordinato dal direttore di gara Fabrizio Di Domenico, a favore dei gialloblu ospiti con Danilo Romanelli, Ciferni, Petracca, anzi ora si tratta di Racchini, quindi Romanelli, la gran botta ancora, sono tre volte che Danilo Romanelli ci prova con il destro e va sempre molto vicino all'incrocio. Catalano ha un tocco praticamente su Staffilano, palla che termina Rossi con Staffilano, quindi Marozzi, Marozzi che prova a fiorgiare Staffilano, non ci riesce, quindi si riparte con Danilo Romanelli. Viene avanti lo Scerne ora con Gabriel Mongia che è anche il capitano della formazione gialloblu, Ciferni, Ciferni vince il duello in questo caso con Catalano, non con Staffilano che protesta con il direttore di gara. Giulianova che reclama che la palla sia sua, invece la direzione ora prende la strada di Scerne e di Gian Roberto Petracca che va alla battuta. E poi il direttore di gara che probabilmente, ecco, diciamo, chiede scusa e, come abbiamo anche visto un po' dalle immagini, torna un po' sui suoi passi, quindi si riparte una rimessa da fondo campo per il Giulianova con Catalano subito pressato da Petracca, si libera della sfera però in questo caso. Catalano che ora sta parlando anche con Attili che è praticamente il centrale difensivo, con Cerasuolo a sinistra e Staffilano a destra, sale per ora lo Scerne con Ciferni, Ciferni non trova lo spazio, allora allarga sul settore destro del campo per Mongia, la gran botta e la rete, il vantaggio dello Scerne con capitano Gabriel Mongia. La gran botta al 13° minuto, lo Scerne passa a condurre qui al green point di Giulianova. 13° minuto di gioco, dunque la rete di Mongia. Vai Mongia! Vantaggio che possiamo definire tutto sommato meritato in virtù di quanto fatto vedere dallo Scerne finora. Ora probabilmente subisce un colpo Ciferni, ora Catalano prova il mancino,
Staffilano che recupera il pallone, c'è un giocatore Ciferni che è ancora un po' dolorante, allarga sul settore sinistro del campo, arriva con un attimo di ritardo praticamente la Molinara, o perlomeno arriva solo a sfiorare il pallone. Si riparte allora con lo Scherne, ritmi molto sostenuti con Paolo Racchini che ha provato la profondità per Petracca, niente da fare, ora le squadre si allungano un pochino, non è fallo di mano a giudizio del direttore di gara. Racchini per Ciferni, Ciferni uno contro uno, Ciferni, Ciferni poi di esperienza, i due giallorossi Cerasuolo e Attili se non andiamo errati, che fanno buona guardia in questo caso, di testa Marozzi allarga praticamente alla cieca sul settore sinistro, ma nessuno sale ad accompagnare la sua azione propulsiva in avanti. Tiene i ritmi bassi ora Paolo Racchini per Ciferni che la tiene bassa per Danilo Romanelli. Profondità, subito la botta di Santo, non inquadra lo specchio, ma lo Scherne in questo momento sembra avere, innanzitutto finora sembra aver dimostrato qualcosa in più e anche alla luce delle occasioni create. Ora vedremo quale sarà la reazione a Giulianova con Lillo Catalano, sempre con il mancino suo prezioso alleato, Attili. Catalano prova ancora il sinistro, la gran botta di Catalano e la risposta superba di Berardinelli, ancora protagonista Berardinelli comunque. Giulianova che ci sta provando ora un po' di più, con più insistenza probabilmente, certo ripeto i punti, lo Scherne merita il vantaggio, almeno per quanto fatto vedere finora. C'è un cambio all'orizzonte nella formazione giallo-blu, esce Gigi Ciferni che non ci sembra essere in grandi condizioni, toccato duro prima in un precedente contrasto da Staffilano. Vedremo chi prenderà il suo posto. Racchini nel cuore della manovra per Danilo Romanelli, c'è Di Santo sempre libero a sinistra, non viene servito in questo caso. Ancora Racchini che si propone sul settore destro, pone tutto in avanti e prova la gran girata. Gran girata tentata da Petracca, se non andiamo errati. Ancora la conclusione, il 2-0. 2-0 dello Scherne. 2-0 dello Scherne con questa botta straordinaria dalla distanza. 1-2 mortifero, davvero 1-2 mortifero per il Giulianova, con lo Scherne che va a condurre quindi 2-0. Vedremo ancora di più adesso quella che sarà la reazione di Giulianova, la gran botta di Primiterra, Roberto Primiterra con la maglia numero 20 per il 2-0 a favore dello Scherne, quindi 13° minuto Mongia, 16° invece Primiterra. Prova a riorganizzarsi Giulianova, lo fa con Attili ora. Palla che si perde in fallo laterale, naturalmente anche ai fini un po' dello spettacolo, ci auguriamo che il Genoa possa reagire concretamente a questo doppio svantaggio nel giro di 180 secondi, questo 1-2, ora il fallo su Catalano probabilmente è intervenuto, però c'è grande fair play in campo. Ora ancora Mongia a rimettere davanti, all'altra parte c'è Attili, Attili che chiama in causa Massi, guardate come sale la squadra del gabbiano Scherne. Catalano, palla al piede, avanza, osserva il piazzamento dei compagni, poi per Marozzi anticipato, attenzione alla ripartenza dello Scherne che poteva sfruttarla molto meglio in questo caso, perché si stavano avventando sulla palla Danilo Romanelli e Racchini, c'era Petracca più avanti, Petracca che funge da riferimento avanzato adesso che è praticamente uscito Ciferni, appoggiato a sinistra da solito Di Santo, in mezzo da Racchini. Attili ora ha qualche difficoltà nel procedere in avanti la formazione giallorossa. Catalano allargatosi a sinistra a cercare un po' di libertà d'azione, pallone per la Molinara, quindi attenzione, prova a girarsi, non ci riesce però in questo caso Marozzi, poi conclusione che termina fuori. Altro cambio intanto per lo Scherne mentre ci avviciniamo quasi alla fine del primo tempo, ricordiamoci si giocano due tempi da 25 minuti cada uno. Abbandona il campo ora Petracca e ricordiamo soprattutto che il gabbiano Scherne è stato due volte campione d'Italia calcio a 7 amatori col CSI praticamente l'anno scorso e due anni fa, sia nel 2010 che nel 2011. Quest'anno vantano il miglior attacco, la miglior difesa, ma soprattutto uno score immacolato, 8 partite, 8 successi, 5 in casa, 3 fuori, mai sconfitta, non ha mai pareggiato la formazione gialloblu, praticamente imbattibile finora.
Staffilano. Staffilano chiede alla Molinara di avanzare di qualche metro. Il compagno di squadra lo segue. Ancora la Molinara si accentra per Catalano. Catalano ha chiamato a dare qualcosina in più ai suoi ora. Anche in questo caso in avanti per Cerasuolo. Ora l'anticipo netto di Staffilano, la conclusione è ribattuta. Ancora Catalano, danza sul pallone, sulla sinistra, allarga il gioco. Catalano sempre il metronomo della squadra giallorossa, ora per Staffilano. Staffilano sul primo palo, nessun problema per Berardinelli. Si riparte con Petracca, Petracca va alla piede, cerca di saltare la Molinara che poi con un tackle scivolato commette fallo su di lui. Minuto numero 19, cambio anche nel Giulianova perché sta entrando Ridolfi. Ridolfi per la Molinara, dunque nel Giulianova, sulla palla ora questa punizione alla scena c'è Petracca, Gian Roberto Petracca, ora Danilo Romanelli con il mancino, allarga tutto, non ci arriva Attili, allora ancora avanti lo Scerne, poi con la conclusione effettuata da Tiziano Romanelli. Che non c'entra lo specchio della porta. Siamo praticamente al 20° del primo tempo, 5 minuti più un recupero che sicuramente sarà breve al termine dei primi 25. Staffilano sul settore destro del campo per Ridolfi che non aggancia come avrebbe dovuto e potuto. Allora, quindi in fallo laterale. Alla rimessa retrocede di qualche metro nella sua raggiorazione lo stesso Petracca. Catalano docile per Staffilano all'indietro. Per Attili, allaga sul settore sinistro del campo. C'è Ridolfi ora, il nuovo entrato per Staffilano. Catalano in una posizione di ala destra, praticamente prova a metterla in mezzo, tesa e forte, troppo alta però. Altro cambio nello Scerne. Forse rientra Gigi Ciferni, così dovrebbe essere. Intanto alla fine vediamo se c'è calcio d'angolo, in effetti per il Giulianova così è. All'indietro per Staffilano che non ha lo spazio per concludere. Ora Attili su di lui come un forsennato corre Ciferni. Massi la finta, lo dribbla praticamente. In avanti ancora per Marozzi, quindi Catalano. Catalano nel vivo del gioco per Cerasuolo che allarga la sinistra per Attili. Non c'è nessuno intanto su Ciferni, ma Giulianova che viene in avanti, prova la conclusione con Marozzi che termina praticamente al lato. Per un attimo Ciferni godeva di una certa libertà d'azione. Si comincia con Petracca nel settore sinistro del campo. Petracca intelligentemente ora per Primiterra, ancora per Petracca, 1-2, era buona l'idea per Ciferni, anticipato però da Massi. Catalano, Catalano chiede il lancio, poi la palla schizza praticamente sul terreno di gioco, non riesce a controllarla Staffilano. Rimessa laterale già battuta da Petracca, su lui il pressing che viene operato da Marozzi. Palla a piede, sale ora lo Scerne, libero Petracca sul settore sinistro, provato il lancio lungo per Ciferni. Impreciso in questo caso, ma ricordiamo che lo Scerne comanda 2-0 in virtù delle reti siglate al 13° dal capitano Gabriel Monge, al 16° da Roberto Primiterra. Catalano ora all'indietro con Attili, sulla destra c'è Staffilano prontamente servito, si propone anche Ridolfi. Staffilano preferisce la soluzione centrale per Catalano che va nel traffico, ancora Catalano con il sinistro a giro, non trova lo specchio. Berardinelli, si ricomincia sull'out destro con Tiziano Romanelli. Ora invece siamo passati da Danilo Romanelli, insieme hanno fatto insomma anche un po' la fortuna del Pineto di, parliamo almeno di 15 anni fa. Ora riesce a tenerla in gioco, ancora lo Scerne con Ciferni, non vince però il secondo rimpallo, poi subentra praticamente Ridolfi, su lui c'è Petracca, Ridolfi per Staffilano, escono fuori da una situazione un po' ingarbugliata, già loro si sono bravi in questo caso con Attili, la profondità per Marozzi anticipato però, anche in questo caso dal capitano Mongia,
fallo laterale a favore dello Scherne. Stanno scorrendo quasi titoli di coda su questo primo tempo. Attili non impeccabile in questo caso. Fallo laterale, guadagna qualche metro nuovamente lo Scherne. Cormanelli prima, ora primi terra. Cormanelli ha provato a servire Ciferni, ora si è un po' placato. D'urto dello Scherne, ma non è che Giulianova stia facendo molto di più, per la verità. Primi terra, viene avanti per Ciferni. Ciferni, la conclusione quasi a sorpresa ha tentato, quasi a sorpresa per ingannare Massi, non c'è riuscito. Minuto numero 24, praticamente 65 secondi ora al termine della prima frazione di gioco, sempre 2-0 Scherne. Viene avanti Giulianova con Catalano, forse una delle ultime occasioni di questa prima frazione di gioco. Attili sulla destra, c'è Staffilano, prontamente servito ancora Staffilano per Marozzi, forse la carica da parte dello stesso Marozzi, e poi allora si può ripartire con Ciferni, che è solo praticamente 4 contro lui, contro il solo Marozzi, contro il solo Ciferni. Fallo da parte di Marozzi, punizione per lo Scherne. Punizione per lo Scherne, c'è Gianroberto Petracca sulla palla, potrebbe essere l'ultima conclusione di questa prima frazione di gioco. C'è solo lui praticamente, perché si allontanano sia Romanelli che primi terra. Allora la battuta andrà proprio a Gianroberto Petracca con la maglia numero 16 del giallo-blu del gabbiano Scherne, quando fischierà il direttore di gara Fabrizio Di Domenico. Barriera a 3 per il Giulianova. Parte Petracca, la gran botta a Ciferni, ha provato, la palla che è finita praticamente sul piattone di Ciferni, che ha provato a deviarla, non in maniera sufficiente per indirizzarla poi nello specchio della porta. Si riparte con Catalano, si gioca ancora, ora per Ridolfi, qualche metro avanza, poi serve una buona palla a Marozzi, si salva lo Scherne in questo caso, e arriva il duplice fischio del direttore di gara Fabrizio Di Domenico a chiudere la prima frazione di gioco. Dunque ribadiamo il punteggio: il gabbiano Scherne che conduce sulla nuova SAF Giulianova per 2-0, in virtù delle reti siglate dal 13° minuto da Gabriel Monge, al 16° da Roberto Primiterra. Un vantaggio tutto sommato meritato, diciamo, anche per, in virtù della mole di gioco e delle occasioni create dalla formazione giallo-blu, con Giulianova che ci ha provato soprattutto dalla distanza. La formazione del responsabile tecnico Ottavio Marcone invece dello Scherne, che al momento comanda 2-0 qui sul campo del Green Point di Giulianova. E quindi noi diamo praticamente la linea alla regia prima di risentirci per i secondi 25 minuti di gioco qui dal Green Point di Giulianova, con le riprese del nostro Paolo D'Amico. A tra poco dunque, a risentirci per la seconda frazione di gioco. Siamo dunque qui dal Green Point di Giulianova per la seconda frazione di gioco. Abbiamo al nostro fianco, ci ha raggiunto, intanto ricordiamo il risultato ovviamente, col gabbiano Scherne conduce 2-0 in tenuta giallo-blu. Ora non riesce praticamente a prenderlo Attili su Ciferni, va a commettere fallo. Andiamo a seguire ora questa azione, c'è il cartellino giallo per lo stesso Attili, diciamo 2-0 Scherne dopo i primi 25 in virtù delle reti siglate dal capitano Monge al 13°, il raddoppio di primi terra al 16°, ancora Scherne in avanti, ancora la capolista in avanti con Petracca. Seguiamo questa azione, dopodiché ci ha raggiunto qui nella nostra postazione con le riprese di Paolo D'Amico il dirigente Marcone dello Scherne. Occhio però a questa conclusione di Petracca direttamente in porta, non prende il giusto giro. Allora siamo con Marcone, allora una capolista che anche oggi in questo scontro sta facendo la sua, la grande. Sì, ormai
tre anni, diciamo, questo è il quarto anno, diciamo, due anni campione d'Italia, diciamo, adesso quest'anno siamo ancora primi, imbattuti, a punteggio pieno. Il mister Marcone voleva che si portava la partita in porta anche questa sera per portarci a 27 punti. Eh sì, è giusto ricordare appunto che l'Oceane viene da due anni di fila, praticamente, sì, due scudetti, sì, due tricolori consecutivi. Sì, 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 sì. A Sassomaggiore dei tornei vinti anche a Riccione, diciamo a Rimini, abbiamo disputato parecchi, gli ultimi due anni sempre vincenti. Abbiamo la bacheca piena di successi, insomma anche quest'anno siamo sulla buona strada, credo. Sì, 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 sì. Anzi, quest'anno diciamo che si è rinforzato, diciamo, con l'arrivo di... Sono molti nuovi, insomma. Sì, con l'arrivo di non mi ricordo il nome, Rachini, Paolo, i fratelli Romanelli. No, cioè, non giocatori qualunque, credo. No, no, cioè non un giocatore qualunque, quest'anno diciamo, ci siamo rinforzati. Diciamo. Ecco perché quest'anno siamo a punteggio pieno. Penso che per me, io no, non faccio sportivamente, siamo imbattibili secondo me. Secondo me. Anche questa sera Giulianova. Ringraziamo allora il dirigente Marcone. Noi proseguiamo allora con la cronaca diretta, che si arreda al secondo del secondo tempo, sempre 2-0 Scerne. Scerne che attacca ovviamente da sinistra verso destra dai vostri teleschermi in tenuta giallo-blu, Giulianova con rigorosamente i colori giallo-rossi, da destra verso sinistra dai vostri teleschermi attaccherà in questa seconda frazione di gioco. Vediamo come riferimento offensivo Giulianova, adesso non c'è più Marozzi bensì D'Ascenzo, ora Catalano con il mancino, gran palla di Catalano per Ridolfi che poi ridà ancora il pallone per Catalano, la botta è il palo esterno praticamente scheggiato da Lillo. Catalano con un'azione praticamente che si è svolta sul settore destro, lui che l'ha cominciata, l'ha rifinita e poi l'ha conclusa, terzo minuto della ripresa, sempre 2-0 Scerne, ma Giulianova ora si è reso particolarmente pericoloso con questo palo scheggiato da Lillo Catalano, dall'altra parte c'è appunto Paolo Rachini e fratelli Romanelli, non solo, insomma davvero grandi firme questa sera tra due squadre che stanno praticamente distruggendo questo campionato di calcio a 7 amatori del CSI, giunto questa sera alla nona giornata qui dal Green Point di Giulianova, con la nuova staff Giulianova che ora gode di questa calcio di punizione con Ridolfi, due in barriera, parte Ridolfi sul primo, sul secondo palo, il gol di Ridolfi, gran gol che suscita l'ammirazione anche del nostro amico e del pubblico presente. Sul secondo palo la conclusione splendida in questo caso da parte di Ridolfi, quindi quando siamo arrivati praticamente al quarto minuto del secondo tempo e Giulianova la partita la riapre ora con un gran gol di Ridolfi che è stato successivo anche al palo scheggiato da Catalano, insomma un inizio di secondo tempo promettente per la formazione di casa. Ora sta filando per Catalano, troppo lungo praticamente a metà tra Catalano e D'Ascenzo, riprende il pallone con Romanelli prima, ora Ciferni solo contro due giocatori, recupera il pallone, sta filando, giudizio del direttore di gara in modo falloso, direttore di gara che ricordiamo essere Fabrizio Di Domenico. Catalano praticamente che ora è vicino a Petracca che andrà alla conclusione, Gianroberto Petracca, conclusione con il mancino, vedremo se è direttamente in porta, ma la posizione sembra essere un po' troppo defilata, un po' troppo lontana dalla porta, vediamo se ci sarà questo cross in mezzo, invece no, è da quest'altra parte per il capitano Mongia. Ora Rachini, Paolo Rachini, ancora Rachini, trotterella di fronte a lui, c'è sempre Attili, Rachini allarga sul settore di sinistro del campo, la botta di Petracca in questo caso che termina a lato, sempre 2-1 Scerne, si ricomincia con Attili sul settore sinistro del campo, Catalano si abbassa di qualche metro, c'è su di lui Ciferni, Catalano in avanti, docile per D'Ascenzo, D'Ascenzo prova a girarsi, poi c'è Ridolfi, autore dell'1-2 di poco fa, Attili, Catalano, Catalano, c'è Ciferni su di lui, ancora Catalano, la finta non, però si fa rubare il tempo in questo caso Roberto Primiterra e quindi pallone in fallo laterale, pallone lasciato da Catalano a Cerasuolo, le mani di Cerasuolo in mezzo per Ridolfi, gran gol veramente quello del 2-1 di Ridolfi. Ora Staffilano, la botta di Staffilano anche deviata ci è sembrata, infatti così è, stava per mettere entrare un po' in inganno lo stesso Berardinelli. Ora dalla bandierina c'è Ridolfi, occhio ad D'Ascenzo sul primo palo, ma la palla è per Catalano che prova la conclusione al volo, comunque un gran bel gesto tecnico, un po' come i gol
che era solito siglare Ferdinando Ruffini quando vestiva la maglia del Giulianova tanti anni fa. Queste conclusioni al volo direttamente da calcio d'angolo. Ora Romanelli prima, Mongia ora, palla al piede, osserva il piazzamento dei propri compagni di squadra, pallone Recchini. Mongia allarga sulla sinistra, pallone Recchini originario di Atri, ricordiamolo, classe 70. Poi in avanti per Ciferni, ancora Staffilano, grande spirito di sacrificio, grande grinta, il capitano giallorosso per Cerasuolo, ancora Cerasuolo, quindi Ridolfi. Ridolfi sul settore sinistro del campo, c'è Staffilano avanti, Ridolfi converge, poi Catalano non riesce a recuperare il pallone, allora Petracca sulla profondità cerca Ciferni, ancora all'indietro, guardate come si è proposto bene Rachini sul settore destro del campo che non è visto in questo momento, quindi Petracca un'altra finta, Catalano va a commettere fallo che ci sembra essere evidente in questo caso. Punizione allora a favore della squadra ospite, giallo blu del Gabbiano Scerne, sempre con Petracca sulla sfera, è lui praticamente lo specialista dei calci piazzati, anche se c'è Paolo Rachini che si avvicina, vedremo chi dei due andrà alla conclusione. Barriera a tre per i giallorossi, vediamo, notiamo Catalano a tiri, lo stesso D'Ascenzo se non andiamo errati. Parte Petracca, la gran botta di Petracca, il gol del 3-1 praticamente sul secondo palo, impossibile arrivarci per il pur bravo Massi. 3-1 dunque per la formazione dello Scerne, che ristabilisce un po' una distanza di sicurezza all'ottavo minuto del secondo tempo. Ottavo minuto della ripresa, quindi 3-1 Scerne con Petracca che ci aveva provato per la verità già in precedenza. Tutto da rifare dunque per il Giulianova. Catalano in profondità per D'Ascenzo che poi va quasi a commettere fallo praticamente da terra. Si riparte con Mongia, quindi Ciferni, uno contro uno con Attiri. Sale a sostegno Rachini, non visto. Attiri allora chiama in causa Massi. Massi per Attiri, sulla destra c'è Staffilano, viene servito invece Ridolfi. Ora Giulianova deve accelerare, nono minuto del secondo tempo, ne mancano 16 alla fine più eventuale recupero. 3-1 Scerne, il fallo in questo duello possiamo dire un po' da altri tempi tra Pasquale Ilo Catalano, classe 70, classe 71 anzi, e Paolo Rachini, classe 70. Catalano originario di Bari, Rachini originario di Atri, ma hanno calcato campi professionistici per tanti anni, di buon livello dobbiamo dire. Ora primi terra, la botta, attenzione per Ciferni, diventa un assist, stava per fare un gol da antologia Gigi Ciferni. Ricordiamo che il Gabbiano Scerne viene da vittoria sofferta interna con l'Alba Tortoreto per 5-4, in cui Ciferni ha realizzato una doppietta accompagnato dalle reti di Romanelli, Petracca e Rachini. Sul fronte ospite tripletta di Cericola e Dilario, mentre la nuova Saf Giulianova ha vinto sempre a forza 5 in casa con la formazione dei Mocianesi per 5-2 con doppietta di Grossi, reti poi di Cerasuolo, Marozzi e D'Angelo. A nulla è servita la doppietta ospite di Guarnieri. Ricordiamo anche che non c'è fuorigioco nel calcio a 7 amatori del CSI, due tempi da 25 minuti ciascuno che sono privi di pause. Campionato che è partito 4 anni fa e davvero ha fatto segnalare un'escalation straordinaria, risultati ottimali, 10 squadre presenti ormai, con ricordiamo anche quelli che sono i limiti di età, si gioca praticamente dai 34 anni in su, ogni anno si avvicinano a questa competizione, come ci ricordava il referente tecnico Giuseppe Romani, giocatori che hanno, ripetiamo, calcato palcoscenici professionistici, oggi ne stiamo vedendo degli esempi con Lillo Catalano e con Paolo Rachini in campo. Ora c'è questo contrasto, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara Fabrizio Di Domenico, punizione per i giallorossi con l'autore dell'1-2 momentaneo, Ridolfi sulla palla che lo lascia a Catalano. In barriera c'è Ciferni, Catalano non se la sente tirare in questa circostanza, quindi pallone allargato sulla sinistra per Ridolfi, ora per D'Ascenzo, D'Ascenzo che si gira ma trova sempre i guantoni di Berardinelli, oltre a un tackle praticamente che ne aveva un pochino allentato la pressione. Ora Ciferni ancora all'indietro per Rachini, ma viene anticipato da Cerasuolo. Va bene Gigi. Giulianova che viene in avanti dunque, mentre ci ha raggiunto la nostra postazione. Ora
Allora vediamo lo Scerne però in avanti. Scerne in avanti con Paolo Rachini. Prova il sinistro. La risposta del portiere Massi. Ci ha raggiunto intanto il signor Nico Cappelluti dell'associazione giovanile omonima di Giulianova. Gli chiediamo innanzitutto come nasce questa associazione. Nasce nel 2007, in marzo, che volendo ricordare mio figlio Pier Giorgio, un gruppo di amici, siamo uniti. Seria, abbiamo fatto questa associazione, ecco, per dare modo magari ai ragazzi meno dotati, però che vogliono giocare, di esprimersi in qualche modo. Sì, siamo un po' in sordina, abbiamo iniziato con la scherma però. Con la scherma, la palla a mano a livello scolastico. La scherma, ecco, ci ha dato dei buoni frutti perché ci hanno dato delle risposte straordinarie, perché sono una ventina di ragazzi. Lo sport a cui stanno avvicinando in tanti, insomma. Sì, sì, sì. Poi ecco, ci è venuta a trovare anche la Vezzali nel 2010, ha assistito, è stata madrina di un nostro saggio finale. Quindi ha premiato i ragazzi, ha parlato con loro, dicendo alla spronati un po' a fare del loro meglio e quindi a seguire quelle che sono le regole della scherma. Le finalità di questa invece associazione quali sono, oltre all'aspetto agonistico? Beh, l'aspetto agonistico viene dopo, piano, viene sì. Dopo, perché ecco, l'aspetto è far crescere i ragazzi nello sport, in una sana competizione, seguendo le regole, perché ecco, noi siamo convinti che lo sport sia anticipazione della vita e quindi, perché nello sport abbiamo gli aspetti sia gerarchici nei confronti dell'allenatore, dell'arbitro, sia l'aspetto delle regole, di seguirle, di applicarle, e poi l'aspetto del condividere insieme tra amici, socializzante, di aggregazione, tra amici e avversari, perché non sono dei nemici. Certo. E quindi ci deve essere più un incontro che uno scontro quando si gioca. E quindi noi vediamo fini quasi di decopertiniana memoria, insomma. Sì, direi di sì, perché tanto noi non abbiamo, ecco, aspettative, chissà, vogliamo soltanto che i ragazzi giochino sereni, ecco, sia un momento sereno della loro giornata dopo i vari impegni. E quindi, anche se ecco, non è che non chiediamo niente, chiediamo di, ecco, di applicarsi, però ecco, non è la vittoria il nostro scopo. Vogliamo ricordare anche come ci si iscrive a questa associazione? Beh, abbiamo le iscrizioni sia alla scherma, al calcio e alla palla a mano. La palla a mano, ecco, come dicevo prima, è rimasto un aspetto scolastico, fanno dopo scuola, mentre la scherma si possono appoggiare sul presidente. Lo facciamo grazie ai locali della scuola media. Intanto ora Ciferni va a realizzare il 4-1, nel quale praticamente si va a chiudere questo match. Andiamo quindi in conclusione. E poi c'è l'aspetto calcistico, che abbiamo iniziato nel 2010, e quindi dall'anno scorso facciamo il campionato CSI Under 14. Quest'anno vorremmo provare gli allievi, visto che avevamo i ragazzi del 98. E ci stiamo scrivendo, però ecco, le iscrizioni sono terminate perché comincia il campionato, ecco, cominciamo a Giulianova, ricordiamolo. Noi giochiamo a Giulianova, lì al Giocolandia, e ci alleniamo lì al Don Juan. Allora, ringraziamo il signor Cappelluti allora. Grazie per questo a voi spazio. Volevo ringraziare, magari cogliere l'occasione per ringraziare, sì, i ragazzi del CSI, il presidente, che è sempre tanto Angelo disponibile, Angelo De Marcellis, come no. E poi i vari collaboratori, tra cui anche l'operatore, che è arbitro, sì, sempre simpaticissimo. E quindi ecco, è un aspetto che può sottolineare anche questa partnership, insomma, tra i due enti. Sì, sì, sì. Lo ringraziamo allora. Grazie. Il signor Cappelluti, noi rientriamo praticamente in cronaca diretta. C'è stato praticamente ora una carambola, è finita la palla sul palo. Nel periodo non collegato c'è Ciferni, che ha realizzato invece il 4-1 per lo Scerne. Sembrava un periodo in cui, ora questo aggancio che non riesce nel modo migliore per Attivi, diciamo, sembrava un momento positivo per il Giulianova sul 2-1 siglato da Ridolfi, e poi invece lo Scerne ha dilagato nuovamente con Petracca, e ora addirittura il vantaggio è salito di 3 gol con Petracca prima, e poi al 14esimo della ripresa anche con la rete siglata da Gigi Ciferni, che andiamo ad evidenziare.
Cerne che ricordiamo aveva il miglior attacco, ha la miglior difesa, 8 vittorie in altrettante partite, 5 in casa, 3 in esterna. Catalano l'ha battuta al volo, non trova lo specchio della porta, ma sentiamo di dire insomma che lo Cerne questa vittoria la stia meritando. La formazione del Gabbiano Cerne, ricordiamo allora la classifica anche, con il Gabbiano Cerne a 24, Nuova Saf 22, poi praticamente il vuoto dietro, con Tabaccheria Cucala 13, Santos 12, Alba Tortoreto 11, Mobilhouse 10, Piano della Lente Real Brunereto 9, Ingegneri Teramo 4, chiude la formazione dei Mocianesi a 0. La risposta ora di Massi nuovamente su questa conclusione dalla distanza, lo Giovanova sembra aver praticamente un po' mollato, c'era Suolo, allaga sulla destra per Catalano, 17 minuti di ripresa, 8 alla fine. Ora era buona questa idea da parte di Ridolfi, ma non ha trovato in D'Ascenzo il partner ideale. Ora Rachini che va a guadagnarsi questo calcio di punizione. Paolo Rachini che lascia la sfera, mentre ringraziamo nuovamente il signor Cappelluti dell'omonima associazione, diciamo lascia la sfera a Primiterra, inizialmente a Primiterra, ora naturalmente siamo dalla parte dei Romanelli sul settore sinistro del campo, quindi con Petracca che non conclude in questo caso, lancio tutto sulla destra per lo stesso Roberto Primiterra, che la stoppa ci attiri su di lui, poi prova la conclusione, Massi che risponde presente Massi, ancora ora attiri. Ultime chance per i giallorossi, ma ricordiamo il parziale è abbastanza netto a favore dello Cerne, 4-1. A breve ricorderemo anche quella che è la classifica dei bomber di questo campionato, il calcio a 7 amatori. Catalano servito a Staffilano, ora buona questa azione, tutta di prima, sprecata in questo caso da Ridolfi, che è l'autore del gol della bandiera di Giulianova, della nuova SAF Giulianova. Classifica marcatori è comandata da Maurizio De Angelis, Real Brunereto, insieme a Piero Guarnieri dei Mocianesi a quota 14 reti. Poi c'è Grossi della nuova SAF Giulianova a quota 12 e che oggi però è assente, un'assenza quindi pesante sul fronte giallorosso. A 11 gol ci sono due giocatori del Gabbiano Cerne, sono Gigi Ciferni e Roberto Primiterra, mentre Danilo Rastelli, anche lui vecchia conoscenza insomma nel calcio giocato a livello dilettantistico, in questo caso con l'Alba Tortoreto è a quota 9 reti. Ritorniamo in cronaca diretta con la botta di Staffilano che diventa quasi un assist per D'Ascenzo, che non riesce però a stopparla in questo caso nel modo migliore. Si riparte allora per lo Cerne, gran palla ora tutta ad esterno per Paolo Rachini a farlo viaggiare sul settore destro del campo, tiene la palla in gioco poi sul primo palo e la gran gol del 5-1 per lo Cerne. Azione veramente molto molto bella, pregevole da parte dello Cerne, cominciata con il lancio d'esterno per Rachini. Non abbiamo visto da chi è partito il lancio, francamente, poi la gol di Petracca, non so se il dirigente Marcone l'ha visto, chi è partito questo lancio di esterno davvero molto bello. Quindi Petracca che poi è andato sì, in sì, sì. Quindi questo triangolo praticamente che si è andato a chiudere, ma davvero un'azione stupenda in questo caso, d'esterno il lancio lungo per Rachini che poi ha visto sul primo palo per lo stesso Petracca, che poi praticamente con un colpo di genio, colpo di tacco, è andato a beffare Massi per il 5-1. Quindi per Petracca è anche la doppietta personale. Anzi, il gol il lancio di Petracca, il gol è di Romanelli, quindi vedremo a breve anche di chi si tratta. Ora c'è Giulianova che accorcia le distanze, siamo sul 5-2. Potrebbe essere Danilo, in effetti. O Tiziano. Guarda, non è che mi sono barato perché sarà questo fratello. Dopo ci accerteremo chi ha segnato tra i due Romanelli. Segnato ora anche il Giulianova. Siamo sul 5-2 per lo Cerne, dunque riportiamo anche quelli che sono i conti praticamente del match, ma certo è molto dura comunque ora per la formazione giallorossa. Viene avanti ancora con Petracca la formazione del Gabbiano Cerne. Petracca viene in avanti sulla sinistra e solo praticamente fino a un certo punto, perché si stava inserendo bene anche in questo caso Tiziano Romanelli. Potrebbe essere stato proprio lui a siglare il gol del 5-1. Ora il colpo di tacco tentato da Petracca a favorire Rachini, non è riuscito. Catalano, sostituto destro del campo per Attiri, viene in avanti ora il Giulianova con Ridolfi.
Rioffi di testa ha toccato il pallone, solo sfiorato. Si comincia con Catalano, quindi Staffilano. Flestra per Attili. Attili c'è Catalano libero sul settore sinistro. Può provare la conclusione al volo anche in questo caso, però non riesce a trovare lo specchio. Non era facile, ovviamente. Abbandona il campo ora Gianroberto Petracca. Diamo uno sguardo al cronometro anche, perché siamo arrivati al 21° minuto e mezzo del secondo tempo, quindi 3 e mezzo alla fine più recupero. Francamente ci risulta difficile pensare che Giannova possa coronare una rimonta che pare insomma molto complicata in questo momento. Ce n'è ancora in avanti ora Racchini, anticipato. Bella palla ora per D'Ascenzo, che si trova davanti al portiere avversario, non riesce però a concludere. Anticipato ora Primiterra. Rimette indietro Cerasuolo per Massi. Ora Catalano. Catalano viene in avanti, Lio Catalano si propone sulla sinistra, Staffilano servito. Vediamo se riesce a tenere in gioco, pare di no, perché siamo praticamente sulla stessa linea. Entrato ora intanto dello Scerne anche il numero 4 di Febbo in questi ultimi minuti, direttore di gara Fabrizio Di Domenico, che ordina la ripartenza del gioco per Di Febbo. Ora Catalano in avanti, fa buona guardia però lo Scerne con Di Febbo, che ha tentato di servire proprio Paolo Racchini, che ora prende il riferimento offensivo. Attili ancora in avanti, arriva come un fulmine in questo caso Capitan Mongia, già battuto il tutto col Giulianova che prova a venire avanti sul 5-2, però oramai il risultato è praticamente in cassaforte. Staffilano c'era solo sul settore sinistro del campo, servito in questo momento. Ancora più a sinistra c'è Attili, su lui Paolo Racchini. Attili si accentra, non prova la conclusione, anticipo netto ancora una volta di Danilo Romanelli, partita perfetta da parte sua. C'è un ulteriore cambio tra le fila della formazione dello Scerne, del Gabbiano Scerne, della formazione giallo-blu. Abbandona il campo probabilmente Roberto Primiterra con la maglia numero 20, così è. Ora è Tiziano Romanelli con il mancino in avanti per Di Febbo, si propone Paolo Racchini. Viene avanti ancora Di Febbo, su lui c'è Catalano che recupera la sfera. Viene avanti quindi Lillo Catalano per Staffilano. Siamo vicini alla conclusione del match. Dice Tiziano. Quindi ci dicono, mentre siamo arrivati al 24° del secondo tempo, quindi 70 secondi praticamente adesso. Il gol che è stato siglato da Tiziano Romanelli, che è stato quello del 5-1, poi è arrivato il 5-2 firmato da Scienzo. Ora viene avanti ancora il Giulianova con Cerasuolo. Catalano ancora tutto di prima in questo caso. Ma io non so chiuse, non so se la chiuse Caccadone. Può ripartire però con Di Febbo in contropiede lo Scerne, che ora ha dato spazio tra virgolette anche quelle che sono un po' le seconde linee. Racchini riesce a recuperare un pallone non semplice per Di Febbo, quindi a destra, largo per Tiziano Romanelli, ancora per Di Febbo, di testa ha provato a infastidire Massi. Poteva esserci gloria forse anche per Di Febbo, non è così in questo caso. Ridolfi, siamo praticamente in zona Cesarini, teniamo solo quello che sarà il recupero eventuale del direttore di gara. Catalano prova il sinistro, deviato, la palla che si abbassa e sta quasi per beffare Berardinelli. 2 minuti di recupero ordinati dal direttore di gara Fabrizio Di Domenico, 5-2 a favore dello Scerne. La spizza in questo caso ora Catalano ancora in mezzo, stavolta praticamente senza guardare poi il pallone che viene recuperato da Ridolfi, e la botta al volo da parte di Cerasuolo, che incoccia, se non andiamo errati, su Tiziano Romanelli. Dunque per il Giulianova, tutti in avanti o quasi, la formazione giuliese per questo finale con Attili. Bello questo pallone d'esterno di Ridolfi rimesso in mezzo, Cerasuolo non riesce a controllarlo. Cambio probabilmente, vediamo un po' se si tratta di un cambio dalle fila dello Scerne, un cambio di portieri, perché dovrebbe abbandonare Berardinelli, vediamo un po' chi lo sostituirà. Ci ricorda il dirigente, che un portiere sicuramente anche esperto, possiamo dire, particolarmente esperto.
Non abbiamo visto il numero di maglia del portiere che è entrato. Dovrebbe trattarsi quindi di Colazzo col numero 12. Viene avanti ora sul settore destro, c'era Suolo, quasi un tiro cross ribattuto praticamente da Danilo Romanelli, quindi di Febbo. Ancora Scerne, allarga bene sulla destra per Tiziano Romanelli. Tiziano Romanelli, ancora palla a piede, la botta di Tiziano Romanelli, ancora col destro. Avrebbe meritato la gioia del gol, anche del raddoppio, veramente Tiziano Romanelli, lui che ha segnato il gol del 5-1 momentaneo al 18esimo della ripresa. Catalano ha provato a chiudere 1-2 con Ridolfi, che poi recupera il pallone, va ancora a Catalano in pressing su Rachini. Bel duello questo indubbiamente. E poi la botta di Attili, la gran risposta in questo caso di Colazzo, e poi la rete siglata da D'Ascenzo. Potrebbe trattarsi di doppietta personale per lui, praticamente in pieno recupero, quindi che va a sistemare il punteggio sul 5-3. Non pensiamo ci sia ancora tempo ulteriore. Vediamo Fabrizio Di Domenico che ha praticamente il fischietto in bocca. 27esimo del secondo tempo, sì, 2 minuti di recupero sono praticamente volati via. La nuova in pressing su Paolo Racchini, ma non ci dovrebbe essere più tempo. Attenzione però alla conclusione, ancora il palo colpito. Palo colpito dai giallorossi con... vediamo un po' di chi si trattava, se Attili probabilmente. Altro palo scheggiato, prima si trattava con Di Catalano. Giulianova che ha concluso veramente alla grande questo incontro. Da 5-1 si è passati a 5-3. Gabbiano Scene che ha un po' mollato probabilmente gli ormeggi. Bello anche questo 5 che viene dato da Catalano a Paolo Racchini. Tra il Catalano e Paolo Racchini si conclude un po' all'insegna del fair play. Ricordiamo però il parziale finale, anzi il dato finale. Mentre il dirigente Marcone del Gabbiano Scerne ci procura due giocatori importanti in questo caso, perché vediamo se riusciamo a fare questa intervista da una parte con Lillo Catalano e dall'altra con Paolo Racchini. Vediamo se ci riusciamo. E ricordiamo anche il finale con Scerne che ha battuto Giulianova per 5-3. Chiediamo a Lillo e Paolo Racchini insieme, vediamo un pochino se riusciamo a fare una battuta conclusiva con due giocatori insomma che hanno calcato ben altri palcoscenici. Allora, Lillo Catalano, oggi probabilmente non è andata come avreste voluto, però è bello insomma ritrovarvi dopo aver calcato palcoscenici importanti. Ma ci siamo sicuramente divertiti, la cosa più importante è questa, a questa età veniamo qua ancora per la passione per questo sport. Il risultato poi è normale che in quel momento rosichi perché perdi, però andiamo avanti lo stesso. Allora i complimenti li facciamo in particolar modo a Paolo Racchini, insomma ce lo permetterà. Visto che prende i complimenti anche da noi. E allora complimenti vivissimi a Paolo Racchini, anche mentre ringraziamo e congediamo il nostro Lillo Catalano. Paolo Racchini da Atri, ricordiamolo, insomma una carriera importante per te a livello professionistico, anche a buoni livelli, ottimi livelli. Come ti trovi insomma in questo organico, una squadra che sta facendo molto bene, state facendo il massimo in questo campionato? Ah, mi trovo benissimo. Sono stato chiamato dal mister Ottavio Marcone, che è un grande amico, quindi ho accettato subito questa sfida. Poi la cosa più importante è che io vado in campo sempre per divertirmi e penso di averlo dimostrato anche questa sera. È stata una bella partita, combattuta, due belle squadre, alla fine abbiamo vinto noi perché forse abbiamo fatto qualcosina più di noi, però l'importante è che ci siamo divertiti. 9 vittorie su 9, miglior attacco, migliore difesa, venite anche a due tricolori, i rinforzi si chiamano Paolo Racchini, due Romanelli, insomma quest'anno volete spadroneggiare anche a livello nazionale ancora di più gli anni passati? Ma speriamo, è sempre difficile ripetersi, però siamo sulla strada giusta. Perché Racchini nel CSI per concludere, nel campionato CSI? Ma perché 3 anni fa ho preso il patentino da allenatore, quindi non potendo fare doppio tesseramento da giocatore ho deciso di intraprendere la carriera da allenatore, alleni i ragazzi e sto divertendo anche a calciotto. E lo ringraziamo allora Paolo Racchini, facciamo in bocca al lupo anche per questa esperienza. Grazie a te, buonasera. Ciao. Ringraziamo quindi Lillo Catalano prima, Paolo Racchini dopo, ringrazio Paolo D'Amico. C'è il mister Marcone qui per concludere, giustamente per rendere omaggio aveva praticamente servito questo assist Paolo Racchini. Marcone, complimenti insomma, perché stavamo ricordando i numeri prima, 9 su 9, miglior attacco, migliore difesa, oggi era uno scontro diretto, però avete meritato questa vittoria. Ma innanzitutto buonasera a tutti, e l'ha detto Paolo, l'amico Paolo, che è lo spirito e il divertimento. È normale che siamo un gruppo d'amici e giochiamo insieme da 4 anni, questa è la 135esima partita. Lei prima ha citato che veniamo fuori anche da due
titoli tricolori che abbiamo conquistato a Sasso Maggiore. Ma al di là di quello, la cosa più bella è l'armonia del gruppo, dove un gruppo di amici ha iniziato questa avventura per scherzo e ci siamo fissati un obiettivo di dare continuità al di là dell'aspetto della vittoria. E con questo voglio dire di restare umili, amici dentro e fuori dal campo. La cosa più bella è che ci troviamo anche con le famiglie e il dopo gara a un ristorante, a un pub, tutti insieme a sorseggiare una birra fresca, una bella pizza. Ci sia anche una sorta di terzo tempo, stile rugbistico, insomma. Ragazzi, purtroppo lei ha citato che come l'amico Paolo abbiamo calcato dei campi negli anni passati importanti. È normale che rimane la passione, la voglia di rimanere su un rettangolo di gioco, e questo fa bene anche alla salute perché distoglie un po' tutti i problemi, l'attenzione che ci attenaglia. Lo stress quotidiano, insomma. Lo stress, dobbiamo essere bravi noi a gestire lo stress, perché altrimenti si va sempre peggio. Con questo che voglio dire, ritrovarsi su un campo di calcio e dare due calci insieme, una bella sudata e salutare, ci permette di vivere meglio. Allora ringraziamo, insomma, lo congediamo anche l'allenatore Marconi, facciamo i complimenti perché questa è una squadra quasi imbattibile. Insomma, al di là però dell'aspetto tecnico, è giusto sottolineare l'aspetto aggregante e socializzante. Sì, ha detto bene. E io la cosa più bella che voglio dire è ringraziare dal primo all'ultimo, dal presidente al segretario, tutti i componenti della squadra. Che il dirigente Marconi, che è super attivo. Marconi, il cassiere più che altro, è una gentile entrata ogni volta, ma al di là di quello voglio dire un plauso e un grazie a tutti, perché veramente è una cosa bella, è un giocattolo che abbiamo costruito piano piano, e do i meriti giustamente anche al baluardo, nonché capitano Monge. Al capitano Monge, che è un ragazzo eccezionale dentro e fuori al campo. C'è oltre mio fratello e anche Pelusi Raffaele, e Primitera Gaetano, approfitto e fai gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Beato lui che sta mangiando, noi più tardi raggiungiamo forse. E così, con questo voglio concludere. Il merito dei numeri va diviso e condiviso con tutti, perché ripeto, è una squadra che piace vedere, giocarla, e soprattutto sa divertire. Confermiamo quest'idea. Allora ringraziamo il tecnico Marconi, abbiamo qui il capitano Mongia adesso, così concludiamo direi in bellezza. Di nuovo ringraziamo il tecnico Marconi. Allora Mongia, capitano di questa squadra, hai praticamente iniziato con questa cinquina oggi, vittoria importante, insomma, al di là poi della vittoria, insomma, in essere oggi, perché comunque vi permette di allungare ulteriormente sulla seconda in classifica sul Giulianova, adesso a più 5, insomma, avete il cammino un po' in discesa. Guarda, il campionato è ancora lungo, però giustamente questa è una vittoria molto importante. Avere Giuliano a più 5 è molto importante, perché è una squadra forte e da rispettare come tutte le altre, però questa veramente è una squadra forte, forte, forte. Arrivate da una vittoria sofferta con l'Alba Tortoreto, oggi invece avete dato il meglio di voi stessi. Sì, sai, quando sono partite importanti, non so, mettiamo sempre qualcosa in più, poi avendo giocatori veramente esperti è facile giocare. Per me, che giustamente non è che ho fatto tanti campionati categorie alte, questi qua sono giocatori veramente ottimi. Quindi Racchini, due Romanelli hanno dato veramente qualcosa in più. Oltre a essere dei grandi giocatori, sono delle persone eccezionali. Secondo me, per una squadra, questa è la cosa più importante. Nessun traguardo vi è precluso a questo punto, insomma, no? Penso di no. Noi ce la mettiamo tutta sempre per fare un bel campionato e per cercare di tornare dove siamo stati e vincerlo sempre. Ringraziamo allora il capitano Mongia, complimenti nuovamente, e io ringrazio invece Paolo D'Amico alle camere, ringrazio il dirigente Marconi che ci ha dato una grossa mano, ringrazio nuovamente. Ricordo che lo Scerne ha vinto qui 5-3 al campo Greenpoint di Giulianova, con le reti siglate da Paolo Racchini, da Tiziano Romanelli, da Petracca, da Primiterra e da Capitan Mongia, mentre nel Giulianova non è bastata la doppietta di D'Ascenzo oltre al gol di Ridolfi del momentaneo 1-2, dunque finisce 5-3 per il nuovo Gabbiano Scerne sulla nuova SAF, per il Gabbiano Scerne, chiedo scusa, sulla nuova SAF Giulianova. Da Marco De Antonis e da Paolo D'Amico ai riprese, l'arrivederci con i prossimi appuntamenti con i campionati stagionali del Centro Sportivo Italiano di Teramo.